Ciao a tutti amici di Automoto.it e ben ritrovati. È notizia di questi giorni il fatto che Jean Alesi abbia venduto la sua F40 per permettere al figlio di proseguire la carriera in Formula 2 e poi si spera ovviamente anche in Formula 1. La cosa a me è un po' puzza perché Jean Alesi comunque non è uno che soldi non ne ha, anzi ne ha parecchi, però evidentemente l'intervista a Sky Sport voleva muovere un po' di animi. È così Paolo? Ma senza dubbio, anche perché Jean Alesi ha toccato un punto dolente per quanto riguarda tutte le categorie Certo. minori. Infatti l'ha detto chiaramente, mentre per la Formula 1 si è parlato di un budget cap e quindi una limitazione di spese, non si è fatto assolutamente niente per le categorie minori, quindi dalla Formula 2 in giù. E vista anche la situazione difficile a seguito dell'epidemia di coronavirus, con aziende che sono saltate, sponsor che non pagano, per cui ci si ritrova con i piloti in una fase iniziale di carriera che devono farsi carico di tutte le spese che purtroppo sono aumentate, perché la federazione ha pensato alla Formula 1, ma non ha pensato che in realtà, ad esempio, se una Mercedes che da 400 milioni ne deve spendere 145, sai che Certo. fatica. Il problema invece riguarda tantissimi ragazzi, tanti appassionati che fanno fatica a mettere insieme i 100.000 euro per proseguire la carriera. Qui stiamo parlando di un campionato di Formula 2 fatto ad un certo livello, ci vuole più di 1,5 milioni di euro per avere una squadra decente, perché i costi poi in fin dei conti sono quelli. Più l'aggiornamento delle macchine, che tra l'altro erano state aggiornate anche di recente, tra l'altro anche con grossissimi problemi Sì, per le quanto riguardava frizioni. le motorizzazioni, Sì, e motori, frizioni, pertanto si cambi. sono trovati in una categoria propedeutica che ha avuto i costi in aumento nel momento in cui sono diminuiti gli sponsor. Allora Jean Alesi dice: io vendo la mia Ferrari F40 per dare un aiuto a mio figlio. Qualcuno dice: ma figurati il figlio. Beh, è quello che fanno tutti i padri, tutti i genitori, fino a Certo. quando non riescono a portarli in Formula 1. Quindi Jean Alesi non è molto diverso dagli altri. C'è Sì. stata qualcuna come la Flörsch che dovrebbe ringraziare il cielo dopo quel bruttissimo Sì, a incidente a Macao Macao. di essere ancora a casa da noi, l'ha messa giù dura. Ma perché il figlio di papà? Ma allora la Ferrari Driver Academy non gli trova sponsor, ma allora che serve? Insomma, il chiaro discorso della volpe dell'uva. Ci si dimentica che nelle categorie minori per correre ci vogliono soldi, soldi che in questo momento non ci sono. E Jean Alesi, secondo me, ha voluto mettere proprio all'indice questa situazione assurda che rischia di troncare la carriera di tantissimi ragazzi, Posso che dirti, sia il Paolo, figlio secondo o me no. l'F40, posso dirti, Paolo, secondo me l'F40 la voleva vendere comunque. Per Ma cui. sì, a parte il fatto che l'F40 non l'aveva nemmeno pagata perché era un Ma giro, come no? dice. Ma Ma come no? sì, perché c'era in mezzo un'operazione con Nelson Piquet, con un vecchio management, per cui si è Ok. trovata un po' in una situazione in cui è arrivata a casa a È prezzi di saltata fuori contatore l'F40, dai. e è saltato fuori in F40. Però non dimentichiamo che Jean Alesi, a parte che ha guadagnato come pilota, però è anche un viticoltore d'altissimo livello, per cui ha dei vini che vengono piazzati nelle migliori cantine del mondo e quindi ha un'impresa agricola, un agriturismo bello Infatti solido. per Quindi da quello mi questo. suona strano, perché come imprenditore lui si sa che funziona, insomma soldi qualcosa ne ha, evidentemente magari li ha tutti impegnati e non ha liquidità in questo momento, chissà mai, però a me sembra più una boutade lanciata così proprio per sottolineare il fatto che in Formula 1 non si arriva più come c'è arrivato lui, perché magari qualche soldino di qualche sponsor l'ha messo anche lui durante la sua carriera quando correva in Formula 3, però di fatto è arrivato per Sì, talento poi ma ad alto livello, vedi, no? Jean Alesi, quando ha iniziato la carriera, i soldi che ha speso erano quelli del trofeo Renault 5 Turbo, perché la Bravo. macchina la curava nella carrozzeria del padre insieme al fratello José, e quindi di fatto la mettevano sul carrello e andavano a correre. Quella era la spesa iniziale. Poi, quando è arrivato in Formula 3, si è trovata la federazione francese che gli ha dato una grossa mano, Certo. fino a quando poi non è arrivato in Formula 3000 con i titoli, poi con Andy Jordan, che quando vede il talento è uno che qualche investimento lo fa, e poi quando è arrivato in Formula 1, bene o male, Jean è riuscito a fare una carriera da pilota Certo, professionista. certo. Però il problema di base oggi è: se un Giuliano Alesi, lo chiamiamo Alesi anche se sarebbe Giuliano Alesi, Alesi, sì. perché l'accento sulla I ce l'hanno messo i francesi, è innanzitutto un bravo ragazzo, non dà l'impressione di essere un fenomeno, ma è un pilota che sta crescendo, e Ok. qui devo dirti che l'ho visto già dalla GP3, gara dopo gara, esperienza dopo esperienza. È un pilota che quando sale di un gradino rimane in quel gradino, cioè sta facendo un apprendimento, ed è chiaro che Jean vede suo figlio che è in una fase ascendente, quindi
sta continuando ad imparare. E, insomma, cuore di padre, chi non proverebbe a dare una mano al figlio che può giocarsi le carte? Però Certo. il problema di base qual è? Se Giuliano dovesse riuscire a vincere il campionato di Formula 2 o piazzarsi nei primi tre, e con una spesa di 1,5 milioni, 2 milioni di euro, volere essere più che ottimisti, 100.000 euro a gara, dai, più o meno è quello il budget che serve per più o correre. meno, ecco, il problema è che poi si ritrova a dover trovare un volante in Formula 1 dove 15 milioni di euro non bastano perché sono troppo pochi. Sì, però non capisco allora il ruolo di FDA, cosa serve. Cioè, Serve come catalizzatore, in modo tale che i piloti che fanno parte di FDA fanno parte di una filiera che ha delle norme etico-comportamentali ed un livello di guida, un livello tale per cui eventuali sponsor potrebbero benissimo entrare nell'orbita Ferrari e quindi godere dei privilegi di essere abbinati a un marchio come Sì, questo. però Poi magari. sponsor non ce ne sono. Cioè, se uno come Alesi, che è Alesi, adesso per carità non ha vinto i mondiali, non ha vinto tante gare, ne ha vinta una sola in carriera, però di fatto è uno dei piloti di Formula 1 più famosi al mondo, non riesce a trovare degli sponsor per il figlio, mi chiedo realmente come possono altre persone, levato Mick Schumacher con tutto il mito che si porta dietro, però come fanno gli altri a trovare degli Eppure lui, sponsor? esatto, eppure Mick Devi... Schumacher ha dei problemi, come ha Esatto, ma devi avuto chiamarti problemi Latifi, devi chiamarti Stroll, devi chiamarti Mazepin. Mazepin, capito? Devi chiamarti, insomma, devi essere uno di una famiglia molto importante, se no non vai avanti. Mi sembra proprio di capire questa cosa. Quindi, di fatto, Ma il sì, guarda, talento non è mai stato esaltato, però esatto, allora ti adesso ancora di faccio. più. Guarda Emiliano, ti faccio un esempio di qualche anno fa. Davide Valsecchi aveva appena vinto il campionato del mondo Ok, della sì. GP2. Aveva un'azienda, di costruzioni edili, quindi immobiliare, roba del genere, ed era riuscito a mettere insieme un po' di soldi per diventare collaudatore o pilota della La Lotus. Lotus. A un certo punto parlandone dico: guarda che quel posto lì probabilmente te lo soffia Bruno Senna, che è il nipote di Ayrton. Fa: sì, ma questo qui non ha vinto niente, perché lui è bello ruspante, il buon Davide, dice: ma questo qui non ha vinto niente. L'ho detto: allora ti racconto un attimo una cosa. Quando sono stato a casa di Ayrton, sono stato ospite del genitore, del padre Milton e della mamma. Sì. E dall'ufficio in Sant'Ana, che è un quartiere a nord di San Paolo, mi faceva vedere l'aeroplanino privato che aveva nell'aeroporto là a fianco dell'autostrada, perché aveva comprato la fazenda pequeña, cioè aveva preso la fattoria piccola. Quando gli ho detto quant'era grande la fattoria piccola, Valsecchi è sbiancato, ovvero la fazenda pequeña della famiglia Senna era grande quanto tutta la regione Lombardia. A che gli ho detto: ecco, immagina un pochino, quello lì è la fazenda pequeña, la piccola, Figurati tu la grande. con la tua impresa immobiliare dove credi di andare. Ah, Lui certo. è sbiancato e a distanza di tempo mi fa: pensavo che portavi sfiga, invece purtroppo ci avevi ragione. Che mondo! Ecco, questo per dire un pochino che cosa succede per arrivare in Formula 1 a certi livelli. Ed Vero. è chiaro che prima di arrivare in Formula 1 devi mostrare qualcosa in Formula 2. Giuliano Alesi si trova nella situazione che quest'anno deve mostrare quel qualcosa. E tu cosa fai? Blocchi un ragazzo nel momento in cui deve poterlo mostrare? Questo per giustificare il perché Jean stia provando a dare una mano al figlio. Con tutto che non tutti sono passati dalla Formula 2, quelli che sono in Formula 1 adesso, perché Verstappen ha fatto un salto ben maggiore. Sì, esatto, però parliamoci chiaro, di Verstappen ce n'è uno, poi chi è che c'è? Perché anche Hamilton si è fatto i suoi anni in GP2, Sì. se li ha fatti Rosberg, se li sono fatti Latifi, se li ha fatti Sì, però Giovinazzi, è cioè. successo che ci sono stati dei piloti che hanno saltato la Formula 2 più pari e Sì, sono ma arrivati. è successo anche con Kimi Raikkonen, che dopo 17 gare in Formula Renault ha saltato anche il Formula 3 e il Formula 2, l'hanno messo subito in Formula 1, Anche quindi. Trulli, se ci pensi, cioè ce ne sono stati Beh, di piloti. Esatto. Trulli è passato anche lui dalla Formula 3 alla Formula 1. Quindi diciamo, ci sono delle situazioni un po' rare dove il talento emerge e dove perché parliamoci chiaro, Trulli ha trovato della gente che ha investito su di lui, Raikkonen ha trovato della gente che ha investito. In una situazione del genere, però, dove non sta investendo più nessuno, come fa una squadra a sopravvivere se non c'è qualcuno che paga le spese, i meccanici, la Sì, macchina? certo. Ti faccio un esempio banale. Una volta il fondo piatto delle macchine di GP2 era fatto in un pezzo unico. Le squadre si lamentavano perché tutte le volte che prendevi un cordolo e speccavi una parte sull'anteriore, eri costretto a cambiare tutto il fondo.
Quindi sono riusciti finalmente a fare il fondo in due parti, per cui se spaccavi il davanti cambiavi soltanto il davanti e diminuivano le spese. Ecco, questo per far capire che cosa succedeva in certe categorie, per cui invece che cambiare soltanto un pezzo del fondo si preferiva cambiare il tutto perché dovevi pagarti il tutto. Certo. Ecco, è una questione semplicemente economica di chi fa le macchine, di chi vende i ricambi e di chi poi deve gestire una squadra. Questa è la situazione. E lì poi c'è stato per esempio la GP3, che c'è stato l'aggiornamento con il motore, siamo passati dal turbo all'aspirato, anche lì una macchina che costava 350.000 euro nella stagione è arrivata a più di 600.000 perché c'era stato tra virgolette l'aggiornamento. Adesso non è più la situazione di inventarsi di queste cose e bisogna provare a risparmiare. Ed è qui che secondo me Jean Alesi ha indicato il problema, visto che io posso permettermelo, provo a dare una mano a mio figlio e tra l'altro poteva farlo anche in silenzio, chi è che sarebbe venuto a saperlo? Invece ha voluto proprio evidenziare che per poter andare avanti, nonostante il nome, nonostante il blasone, nonostante le conoscenze, non è riuscito a mettere insieme un budget per garantire al figlio di correre. Pensa un pochino gli altri che non hanno queste conoscenze, in che condizioni sono. Pensa all'automobilismo amatoriale, pensa alla Formula 3, pensa alla Formula 4 o le gare del Gran No, no, Turismo. certo, Ecco, beh, ma anche quello è solo il nel problema che TCR conosco. dove corro anch'io ogni tanto, vedi situazioni dove sono più o meno tutti figli di imprenditori o sono loro imprenditori stessi che hanno avuto la fortuna di essere di successo e quindi di avere dei soldi da investire Certo, perché in gare, no? se devi fare un TCR quest'anno minimo ci vogliono 60.000 Ma euro. minimo, certo. 60.000 euro sono 5.000 euro al mese. Oggi con i chiari di luna voglio vedere quanta gente è in grado di guadagnare 5.000 euro al mese quando già 1.500-2.000 sono uno No, no, stipendio che certo. molti sognerebbero ad avere. Sì, Ecco, quindi secondo me è sempre stato l'automobilismo uno sport per ricchi, da questo punto di vista non ci piove. sì, Però però mi sembra che la situazione si stia estremizzando. Si è allargata troppo in questo momento, per cui Ma secondo bisogna te tornare. col discorso budget cap, con la possibilità anche di investire in altri campionati, non è possibile che le filiere di piloti possono rientrare nel contesto di un investimento a questo punto, perché è vero che prima tutto No, quello che avevi lo spendevi. ho capito dove vuoi arrivare, Emiliano, però ti dico di no, per la semplice ragione che il Formula 2, il Formula 3, le categorie promozionali sono tutte quante dei monomarca e chi fa il budget cap non può andare a spendere in quelle categorie. Sì, certo, praticamente è impossibile, dai, ce lo siamo già detti. Con questo è tutto, non mi rimane che salutarti e a presto. Ciao!